Sì, il bambino può affrontare dei viaggi praticamente da subito, cioè dopo pochi giorni dalla dimissione dall'ospedale, il bambino può essere in grado di affrontare un viaggio. Non ci sono limitazioni assolute, salvo utilizzare criteri di buonsenso per quanto riguarda, i mezzi da utilizzare. Nel senso della sicurezza per quanto riguarda il piccolo, per cui la posizione in cui viaggia e le modalità, e una cosa importante di solito nei neonati, la temperatura, perché viaggiare vuol dire cambiare ambiente, quindi cambiare temperature per il neonato comporta adeguare la sua vestizione agli eventuali cambi di temperatura, evitando sbalzi di temperatura molto rapidi e viaggiando sempre con i criteri di sicurezza se si viaggia stradale piuttosto che sicurezza per quanto riguarda ambienti dove il neonato può entrare in contatto con altre persone e quindi utilizzare i criteri di evitare possibili contagi e malattie. Sì, si può viaggiare in aereo. Ovviamente bisogna considerare la lunghezza del viaggio, quindi la durata, e il fatto che ogni 3 ore, 3 ore e mezza, 4 ore i neonati devono mangiare. Quindi, oltre a portarsi il materiale necessario per la nutrizione, bisogna considerare non solo lo stretto tempo di volo, bensì anche il tempo che si passa in aeroporto e per i collegamenti. Ovvio, più il volo è breve, meno problemi ci sono, più il volo è lungo, più i genitori devono attrezzarsi, adeguarsi e predisporsi, ma in realtà non ci sono limiti assolutamente per il viaggio aereo di un neonato. Fondamentalmente limiti per viaggi in auto non ce ne sono. Bisogna considerare il fattore tempo, distanza e temperatura. Se io in piena estate devo fare un viaggio da Milano a Reggio Calabria, sì, posso organizzarmi, ma devo considerare che ogni 3 ore, 3 ore e mezza dovrò fermarmi, intanto per far mangiare questo bimbo. All'interno dell'abitacolo la temperatura deve essere accettabile, quindi ben venga l'aria condizionata, basta che non si raggiungano temperature estreme troppo differenti rispetto all'esterno. E poi anche la stanchezza che sì colpisce il guidatore, ma anche i passeggeri talvolta, per cui l'insofferenza, il pianto, il disagio possono essere segni che questo bimbo non gradisce più di tanto stare in macchina. Quindi bisogna personalizzare un attimino, il viaggio, ma in realtà limiti sanitari veri non esistono. Un po' di accortezza e di buonsenso come in tutte le cose. Certamente ci si può vaccinare durante l'allattamento, così come in gravidanza, anche durante l'allattamento, può essere opportuno per la madre andare incontro a vaccinazioni. In questo momento la vaccinazione per il coronavirus è un argomento di scottante attualità. Così come in gravidanza, anche in allattamento può essere fatta la vaccinazione. La vaccinazione per l'individuo mamma può avere quei minimi effetti collaterali di cui si discute molto e che sappiamo dalla letteratura essere comunque casi rari e sporadici. Per quanto riguarda il neonato, non ci sono problematiche, soprattutto in allattamento, poiché comunque la vaccinazione viene processata dalla mamma che elabora degli anticorpi. Gli anticorpi possono sì passare nel latte materno, ma questo è soltanto un effetto protettivo che il bambino riceve e quindi, come per qualsiasi altro individuo, la vaccinazione per il coronavirus è sicuramente una cosa utile e da farsi in qualunque momento quando si ha l'opportunità, in quanto comunque protegge la mamma, la famiglia e anche il piccolo. Le mamme che allattano possono mangiare tutto quello che desiderano, devono avere una dieta varia, vasta e assolutamente libera, che deve comprendere tutti proteine, carboidrati, grassi, frutta, verdura in quanto desiderano mangiare. Devono prestare attenzione ai cibi crudi come carne, uova e pesce per un rischio infettivo legato alla conservazione di questi alimenti e devono prestare attenzione ovviamente al consumo di alcolici. Così come in gravidanza il consumo di alcolici viene indicato
come potenzialmente dannoso per il neonato, per il feto, così anche dal punto di vista dell'allattamento è meglio limitare il più possibile il consumo di alcolici e di superalcolici. Il problema toxoplasma che può esserci durante la gravidanza, una volta che il bambino è nato, non è più considerato come un problema. Quindi anche frutta e verdura crudi possono essere consumati in maniera libera. Il singhiozzo è un fenomeno fisiologico nel neonato e nel lattante. Si verifica già nel grembo materno ed è presente fin dal terzo mese di vita intrauterina. Può avere una durata molto variabile, fino ad arrivare a diversi minuti, in rari casi anche ore. È dovuto all'improvvisa, rapida e ripetuta contrazione involontaria del muscolo diaframma, seguita da una veloce contrazione della glottide e delle corde vocali che dà origine al tipico suono. Il neonato, in particolare, ingoia molta aria durante la suzione e questo riflesso permette la fuoriuscita dell'aria in eccesso dallo stomaco, consentendo così l'assunzione di una quantità maggiore di latte durante la poppata. Questi piccolini non sono disturbati dal singhiozzo di solito, al contrario dei genitori che spesso e volentieri ne sono molto preoccupati. Per cercare di far passare questo fastidioso fenomeno si può provare a attaccare il neonato al seno oppure, in caso di allattamento artificiale, proporre il ciuccio dopo averlo appena bagnato. In ogni caso, comunque, il singhiozzo passa da solo. Nessun problema nella relazione tra un neonato e gli animali domestici. Gli animali domestici, in quanto domestici, sono stati sicuramente super controllati dal loro veterinario e saranno in regola con le vaccinazioni e con le profilassi. L'unica cosa a cui prestare attenzione sono i cani di grossa taglia, perché possono essere più irruenti nella loro relazione con un neonato e quindi bisognerà semplicemente avere un più accortezza nell'osservare quelle che sono le reazioni di questi animali rispetto al nuovo entrato.